Salve a tutti, questo è il video tutorial come installare un comando termostatico su una valvola termostatizzabile. Basta svitare il tappeto, di qualsiasi sia la marca. Se troviamo questo tipo di flettature che si chiama M30 per 1,5, si può installare una valvola termostatica tipo questa qua, che si chiama comando termostatico con sensore incorporato con elemento sensibile al liquido. Che ti permette di regolarizzare la temperatura in ogni ambiente dove è installato. Quindi, per installarlo è molto facile, seguire la freccetta, qua c'è la filettatura. Per facilità lo si mette a 5, quindi tutto aperto. Poi si avvita qua la nostra filettatura, abbiamo detto M30. Una volta portata a fine corsa, quindi che non si muove più, si gira questo e tramite i numerini segnati nella freccetta abbiamo lo 0 che equivale a 5 gradi, il simbolo della neve che equivale a 7 gradi, l'1 che equivale a 12 gradi, il 2 che equivale a 16 gradi, il 3 a 20 gradi, 4 a 24 e 5 a 28. Diciamo che il 5 è sempre aperto, fra 3 e 4 è la temperatura standard, 3 e andiamo sui 20 gradi. 20 gradi che significa quando nella stanza dove è installato il radiatore con la valvola e la testina termostatica arriverà a 20 gradi, la testina chiuderà il flusso verso questo radiatore e quindi il carico sul nostro impianto termico diminuirà di un radiatore. Quindi in una casa di 10 elementi, pian piano ogni radiatore si chiuderà avendo raggiunto la temperatura in ambiente. Pian piano diventeranno 9, 8, 7, 6 e così a scendere, fin quando chiaramente si chiuderà quasi tutto il nostro circuito. Questo serve nei casi in cui si hanno anche delle caldaie a condensazione ad aumentare quella che è la specifica del rapporto di modulazione della caldaia stessa e ridurre quindi i consumi energetici del nostro impianto a gas e in più avere un comfort omogeneo in tutte le stanze. Quindi se io adesso li mettessi tutti quanti a 3, avrei 20 gradi in tutti gli ambienti. Grazie a tutte per l'attenzione. Servizio clienti, Bruno Service Clima.